Ciao a tutti fringuelli, oggi vi porto con me in sella dopo tanto tempo, scusatemi ma ho avuto un po' di cazzi per la testa. Vi porto in sella alla Trifox X8, tutta montata, attenzione, con componenti cinesi, fatta eccezione per i copertoni Vittoria e per l'attacco manubrio Deda DNA. L'avete visto, lo abbiamo montato insieme il telaio, lo abbiamo assemblato, il telaio è stato tutto completamente assemblato con componenti cinesi molto economici. Il telaio costa 400 euro, il cambio costa 300, il gruppo scusate costa 300 euro, il manubrio di Trifox e sono altri 300 euro, le ruote invece sono delle ottime ruote cinesi, ma che non hanno veramente niente da invidiare a nessuno. Sono il modello Drive di Elite Wheels, il modello tra l'altro da corsa, modello da competizione, molto leggero, molto aero, che fa invidia anche a set di ruote molto più blasonate. Tutto questo allestimento è stato fatto con un unico scopo, cioè vedere se montando dei componenti cinesi su un telaio cinese la spesa valeva la candela. Questo kit tutto montato costa circa 1800 euro, 1700-1800 euro, e valeva la pena provare, perché non voglio essere uno di quelli che giudicano le cose senza averle provate. Partiamo col dire che la scorrevolezza di questa bicicletta è buona, ok? Quindi la scorrevolezza è data ovviamente da che cosa? Dalle ruote, dai cuscinetti delle ruote e dai pneumatici. Ruote e pneumatici su questa bicicletta sono di alto livello, monta dei pneumatici da 25 mm Vittoria che regalano un buon comfort e al contempo una buona scorrevolezza. Ma la cosa più importante di questa bicicletta sono sicuramente le ruote, con cuscinetti ceramici, raggi in carbonio e un profilo medio da 50 mm. Per non parlare poi dell'incredibile leggerezza del kit di ruote. È impressionante come con 1000 euro il comportamento di un Trifox X8 da 400 euro diventi paragonabile a un telaio di prima categoria. L'impostazione delle curve, come vedete, sono in un tratto in discesa veloce con curve molto larghe, è buono. L'impostazione di guida è molto picchiata in avanti, questo sbilancia molto i pesi all'anteriore e regala soprattutto in discesa una posizione molto aerodinamica, una posizione molto picchiata. Bisogna essere anche un po' abituati a queste posizioni per guidare al meglio una bicicletta così puntata come questa. Si nota subito l'impatto aerodinamico. Per quanto sia un telaio economico, le linee di questo telaio sono linee aerodinamiche, non c'è niente da dire. Guardate ad esempio anche l'ala del manubrio, con questa ampia superficie alare tutto in carbonio, manubrio con cavi passanti al suo interno. L'integrazione dei cavi abbiamo deciso di montarla esternamente perché comunque i cavi sono semi integrati, cioè escono dal manubrio e poi, come vedete, vanno ad inserirsi dentro il telaio. Il manubrio, anche questo fornito da Trifox, è un manubrio che, come vedete, è prettamente alare, è un manubrio aerodinamico realizzato in carbonio con la parte orizzontale molto piatta per fendere meglio l'aria. Non è bellissimo da vedere in quanto c'è questo incavo per permettere all'attacco manubrio di innestarsi sul manubrio, e poi abbiamo questo innesto per poter inserire ciclo computer, per poter inserire luci e quant'altro. Comunque spinge molto in avanti la posizione del ciclista e questo la rende questa Trifox molto aggressiva. Le barre dei comandi sono facilmente raggiungibili, si trovano in una posizione molto comoda, che però, come ho detto, allungano ancora di più la schiena del ciclista sulla bicicletta. Il drop del manubrio è un drop molto basso, quindi
Sì, ci si abbassa ancora di più quando le mani sono nella parte bassa del manubrio, ma essendo un manubrio da competizione, diciamo che non è molto accentuato il drop, perché appunto siamo già molto lunghi. Per il momento questa bicicletta si sta comportando molto bene. Il dato più impressionante, lo ripeto, è la scorrevolezza. La precisione di guida è comunque buona, anche se, come ho detto, siamo sempre costantemente in una posizione molto picchiata. Questo è l'ideale per coloro che vogliono da questa bicicletta il massimo, sia in discesa per avere il massimo della velocità, sia in pianura per sprigionare tutti i watt. Non è probabilmente molto comoda da utilizzare in salita, in montagna, perché nella parte centrale la presa non è che sia molto comoda, però diciamo che la posizione di guida è una posizione di guida più da criterium che non da strada. Rimaniamo ancora sul telaio per quanto riguarda il comfort di guida. Molto dipende dalla posizione. Posizione picchiata, l'ho già detto tante volte, però essendo un kit tutto in carbonio, dalle ruote ai raggi, mozzi ceramici, forcella in carbonio, sterzo in carbonio, telaio in carbonio, tubo reggisella in carbonio, sono onesto, le vibrazioni che arrivano sulla schiena del ciclista sono veramente poche. Non è male, mi aspettavo molto peggio, invece il comfort tutto sommato è buono. Un'altra particolarità di questo manubrio è che, essendo molto ma molto ampia la parte orizzontale della barra, abbiamo deciso di non nastrarla, perché un po' si appesantiva, un po' comunque perdeva quell'effetto aero, però ecco, mettere le mani qua sopra vuol dire proprio non avere grip, non c'è grip nemmeno con i guanti, con i guantini di Ale, che come vedete hanno queste barre longitudinali ad alto grip, non c'è proprio verso di, cioè è proprio pericoloso, quindi meglio tenere le mani sull'estremità del manubrio. Ok, parliamo della trasmissione. Trasmissione cinese, come tutto il resto su questa bicicletta, trasmissione che io sono riuscito a prendere a 240 euro. Oggi, se la comprate, il prezzo è già superiore alle 300 euro, quindi c'è un po' di speculazione. Comunque è un gruppo a 11 velocità, compact alla guarnitura, doppia corona, pedivelle da 172.5 mm. Che cosa dire della trasmissione? E ovviamente catena sempre di Senza. Il gruppo si chiama Senza Empire ed è un gruppo che tutto sommato fa il suo lavoro, cioè ti garantisce una buona cambiata. Non è stato facile regolarlo, perché è un gruppo che ha una finestra di regolazione molto ma molto piccola, cioè basta poco per scalibrarlo, quindi tutto il lavoro di calibrazione, sono onesto, è stato molto duro. Però una volta trovata la giusta calibrazione sia all'anteriore, sia al deragliatore anteriore che al deragliatore posteriore, il gruppo Senza Empire, meccanico ovviamente, fa il suo. Perfetto ragazzi, torniamo verso il punto di partenza, facciamo tutta questa strada a ritroso in discesa e vediamo come si comporta. Dovrebbe essere una scheggia, vista la grande concezione aerodinamica del telaio, infatti la velocità è incredibile, vuoi per la posizione picchiata che sto tenendo, vuoi per le caratteristiche aerodinamiche di ruote, telaio e manubrio. È qua che si notano le caratteristiche forse più importanti del telaio, che per il momento sembra rispondere molto bene alle indicazioni che gli sto dando. È un telaio che non è troppo morbido, quindi reagisce in modo ottimale ai cambi di direzione e, cosa molto importante, sappiamo sempre dove sta per andare, cioè non dà mai quella sensazione di
perdita di controllo. L'unica cosa semmai che noto è che il manubrio scende leggermente verso le estremità, cioè vi ritroverete ad avere le mani scusate sotto l'attacco manubrio, e questo potrebbe essere un po' strano per le prime volte, perché vi troverete a cambiare, a impostare la direzione con le mani letteralmente sotto l'attacco manubrio. Questo perché l'abbiamo detto, il manubrio di questa bicicletta è un manubrio molto spinto. Non è detto che sia una cosa buona per tutti, però è il classico manubrio che ti permette di guadagnare qualcosina per quanto riguarda l'aerodinamicità. Parliamo dei freni. I freni sono rim, dual pivot, e rispondono molto bene per due motivi. Il primo, perché è una tecnologia che ormai non ha più niente da insegnare, cioè una tecnologia talmente conosciuta che chiunque ormai riesce a fare dei buoni freni dual pivot a doppio perno. Ma non solo, vengono ancora in aiuto le ruote drive di Elite Wheels, che sono veramente tutto fare, cioè rimediano a tutte le pecche del telaio, della forcella, ma anche dell'impianto frenante. Perché? Perché la pista frenante di queste ruote delle Elite Drive è qualcosa di eccezionale. Ha una pista frenante ad altissimo grip che permette anche ai gruppi freno meno potenti di avere un'ottima superficie di appoggio del pattino e di conseguenza rallentare in modo incredibile la corsa delle ruote. Rimane comunque un bel esperimento, perché la Trifox X8 per me era una scommessa che potevo anche perdere, ma che diciamo mi permette di tirare le somme di un lavoro che parte da lontano, perché questa bicicletta è stata analizzata sia prima dell'acquisto, è stata analizzata con un unboxing, è stata allestita attraverso l'esperienza di un meccanico e infine è stata portata in strada. Quindi è stato fatto un test completo a 360 gradi di tutto, dalla meccanica alla qualità del carbonio. Il carbonio è forse, ecco, la rifinitura del carbonio è un qualcosa su cui Trifox secondo me dovrebbe investire molto, molto, moltissimo, perché è vero che questo telaio costa veramente poco, però te devi dare al cliente un telaio che si presenti ottimo da un punto di vista qualitativo, anche agli occhi di chi non si intende di lavorazione del carbonio. Eccola qua, ragazzi, la Trifox X8, tutta made in Cina, dalle ruote al telaio, l'abbiamo detto, bla bla bla. È stata una bella avventura, anche perché questo probabilmente è uno dei telai più economici che ci sono in giro, e quindi è stato doveroso provarlo per capire quanto davvero valga la pena spendere soldi in un allestimento come questo. Ora passa un trattore e mi fermo. Ok, il trattore è passato, io con la mia Trifox siamo in questo paradiso, e ho voluto davvero provarla, anche mettendoci la faccia, anche portando sul canale un qualcosa che va un po' contro il mainstream. Non troverete mai una recensione di una bicicletta come questa su un giornale di settore, sui canali YouTube, sui grandi network di YouTube, perché non è un qualcosa che entra dentro il mainstream. Questo è un qualcosa di alternativo che va valutato, va saputo anche analizzare, perché è vero che questo è un telaio molto economico, però come abbiamo avuto modo di vedere è un telaio che deve essere ancora molto migliorato. Vale 400 euro o vale molto di più? Beh, no, non vale di più. Vale 400 euro questo telaio, che è geometricamente ben fatto. Guardate anche ad esempio la maggiorazione del tubo obliquo, che come sapete in questo
modello, nei modelli in carbonio, le geometrie diventano anche struttura, cioè contribuiscono alla solidità del telaio. È un telaio molto aggressivo, guardate i foderi alti del carro posteriore come scendono nel tubo verticale, ha anche soluzioni aerodinamiche, guardate come il telaio va ad abbracciare la ruota posteriore, la forcella è comunque anche questa in carbonio, aero, insomma ci sono tutta una serie di dettagli che rendono questo telaio da un punto di vista aerodinamico e geometrico ottimo. Bisogna che Trifox però migliori la qualità costruttiva. Per quanto riguarda il gruppo, ne abbiamo parlato anche durante il test, è un gruppo economico, 250 euro, oggi questo gruppo è già superiore alle 300 euro. È un gruppo a 11 velocità, probabilmente non dei più leggeri, però è comunque un gruppo economico, meccanico, doppia guarnitura 52-36, quindi probabilmente anche molto spinta rispetto a quelle che sono ormai le dentature medie. Un pacco pignoni a 11 velocità. Per quanto riguarda il manubrio è estremo, è un manubrio molto estremo, è un manubrio che mi chiedo se sia il caso di comprare, probabilmente no, meglio comprare una classica piega manubrio perché scende un pochino verso le estremità, la parte centrale, la barra orizzontale del manubrio è molto aero e questo non permette l'appoggiata della mano soprattutto in salita o quando ci si rilassa un po', e soprattutto l'attacco d'eda che come vedete tende verso il basso scusate, regala una posizione di guida ancor più spinta, e queste due cose messe insieme potrebbero essere risolte andando a cambiare l'attacco manubrio e il manubrio. Per quanto riguarda le ruote sono il punto forte di questa bicicletta. Un set di ruote da 945 euro, Elite Wheels mi ha mandato tra l'altro ruote da competizione, quindi molto leggere ma molto veloci, hanno cuscinetti ceramici, il mozzo in alluminio a mio modo di vedere è molto aggressivo, i raggi sono in carbonio aero e si trova la pista frenante che aumenta l'adesione della pasticca sul cerchio. L'impianto frenante dual pivot, anche questo di Senza, fa tutto parte di questo gruppo, tutto sommato è buono, un po' rumoroso ma le pasticche sono nuove, forse è per questo che fa un po' di rumore. Per il resto c'è veramente poco da dire, ho detto tutto durante il test in strada, le sensazioni sono buone perché comunque la geometria di questo telaio, per quanto sia incredibilmente spinto, rende la bicicletta però precisa nell'ingresso di curva, la leggerezza del telaio e delle ruote la rendono anche buona in salita, cioè non si appesantisce la bicicletta, la scorrevolezza è impressionante perché queste ruote con questi cuscinetti sono incredibilmente veloci, ed è veloce anche in discesa, questo vuol dire che l'aerodinamica di questa bicicletta, manubrio, telaio, ruote, è molto buona. L'unica cosa che secondo me va rivista è la posizione di guida, che è troppo estrema, è troppo picchiata in avanti, che va bene nei criterium, va bene quando siamo in discesa, ma in pianura, insomma, in salita è un disastro, perché siamo troppo sbilanciati in avanti, e questo in salita infatti siamo troppo sbilanciati in avanti e questo non va bene, ecco, diciamocela tutta. Eccola qua quindi la Trifox X8 che dopo 40 km mi ha dato le prime sensazioni di guida, i primi difetti e le prime qualità. Partiamo col dire che è tutto sommato una bicicletta che supera la sufficienza, adatta a tutti quei ciclisti che vogliono risparmiare, perché con questa bicicletta obiettivamente si risparmia, anche se le ruote comunque costano di per sé 1000 euro, però devono essere anche consapevoli che il rapporto qualità prezzo non è paragonabile ad esempio a biciclette molto più blasonate. È una buona bicicletta che ti fa risparmiare molto, ma che ovviamente presenta alcuni difetti, alcuni di questi li abbiamo già detti, li ripeto. Ad esempio la qualità costruttiva, mentre per quanto riguarda la geometria e per quanto riguarda la linea e l'aerodinamica, parlo del telaio,
Questo è obiettivamente niente da dire, sono ottime. La sorpresa, prima di salutarvi, è che questa bicicletta, così come la vedete, presto arriverà a casa di uno di voi. Come? Beh, ho deciso di festeggiare il raggiungimento dei 50.000 follower mettendo in vendita, partendo da una base d'asta molto molto ridicola, questa bicicletta. Quindi nei prossimi giorni seguitemi, perché metterò in vendita su eBay la Trifox X8, così come la vedete. L'unica cosa che andrò a cambiare saranno i pedali, quelli me li tengo, tutto il resto invece rimarrà così. Faccio 20 metri di strade bianche, così non becco nessuno. Maremma cane, è passato il mondo. Comunque, ricapitolando, questa bicicletta la regalerò, tra virgolette, perché sarete voi a deciderne il prezzo, su eBay. Quindi rimanete collegati sui miei social, perché nei prossimi giorni faremo una sorta di asta live, va bene? Tutto sommato, quindi, una bicicletta che supera, come ho detto, la sufficienza e che può valere la pena di essere comprata, in particolare per risparmiare un pochettino. Ok ragazzi, per oggi direi che è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!